Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 10 ottobre e dato che è il weekend ci concediamo un po' di tranquillità senza cravatta. A che punto siamo arrivati sul FTSE MIB, sull'indice italiano? Allora, abbiamo avuto quello che ho marchiato come un T più 2 mensile, ma poi abbiamo avuto un raccordo, o forse no, che è stato di grado T settimanale. Le regole ci dicono però che un raccordo, se vuole essere considerato tale, deve essere di 3 gradi inferiore rispetto a quello che precede e a quello che seguirà. E un T settimanale però non precede in questo caso un T più 3, a meno che non sia una roba che non può essere. Per cui il sospetto è che con 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele, da qui effettivamente possa essere iniziato un T più 2, che però sta facendo cose molto bizzarre, nel senso che un ciclo normalmente non può anche fare un movimento di questo tipo, ma poi recuperare così rapidamente, andare sopra i suoi massimi, per poi di nuovo ritornare indietro e rifintare è quantomeno bizzarro. E sono settimane estremamente difficili in cui ragionare di trading, per cui inizio a mettervi questa pulce nell'orecchio che questo RT potrebbe non essere tale, potrebbe aver dato vita a un T più 2. Questo perché? Perché nella realtà dei fatti noi ci troviamo di fronte a tre ipotesi che tutte e tre funzionano benissimo. E quindi è per questo che cerchiamo di rimanere più flat per capire in quale delle tre siamo per poterci eventualmente muovere. Quindi dovremo aspettare che cosa ci diranno i future a partire da questa notte e poi l'apertura di lunedì. Abbiamo che da questo massimo stiamo rimanendo sotto in termini di prezzi da 40 giorni. 40 giorni uguale un mensile inverso. Per cui questo potrebbe essere un mensile inverso che, se questa fosse la centratura corretta, dovrebbe soltanto tornare sopra questo massimo a 26.223 per avere la condizione sufficiente per chiudere e poi iniziare a scendere. Quindi lunedì, se andasse sopra, potrebbe andare ancora più sopra per altri 2 giorni, arrivare a 43, ma se andasse sopra, questo massimo avrebbe la condizione sufficiente per poter poi iniziare a scendere e dar vita a un secondo T più 2 inverso. Prima ipotesi. Seconda ipotesi, quella che è più malefica. T settimanale inverso, T più 2 settimanale, mensile inverso. Mensile inverso. 24 barre, durata minima, partenza del secondo mensile inverso che è già per colpa di questo massimo vincolato a salire d'indice per andare a chiudere. Peraltro, mancherebbero a 24 barre ancora 8 giorni di potenziali discese, salite, discese, salite. Ma bisognerebbe ritornare sempre sopra questo livello di massimi. E questa era la seconda opzione. Terza opzione, quella più probabile per determinati motivi, questa, 31 barre più 9. Il fatto che si sia già a 9 barre di T settimanale inverso che dà vita a un nuovo mensile inverso, al secondo mensile inverso dopo questo, eccolo qua che parte, ci dice invece rispetto alle altre due ipotesi che si andrà a scendere. Perché? Perché abbiamo più che la condizione sufficiente per la chiusura di un T inverso e perché nella realtà dei fatti si potrebbe far partire un nuovo T inverso, il secondo T inverso, che potrebbe respingerci verso il basso. Però mi dite, come facciamo a sapere che cosa fare? Prima di tutto, il suggerimento è rimanete flat finché non sapete che cosa fare. Perché è vero che abbiamo una divergenza ribassista, però sappiamo benissimo che possono essere annullate o che possono essere portate avanti per giornate intere. Quindi non significa che da domani in avanti, grazie a questa divergenza, si scenderà. Al contrario, bisognerà vedere
se non verrà superato il massimo di questa candela a 26.095 per capire effettivamente se la divergenza rimarrà in esso. Però posso darvi una lettura molto semplice per capire che cosa aspettarsi dopo tutta questa lateralità sostenuta, poi lateralità molto sostenuta nell'ultima parte. Vi posso dire che questo a 25.936 è il minimo che fa da swing di minimo, swing inverso, e se andremo sotto questo minimo potrebbe partire persino un bisettimanale inverso, non soltanto un settimanale, ma anche un bisettimanale. Per cui ci potrebbe essere forza per ritornare verso il basso e andare a chiudersi questo gap up, sì, il gap up lasciato aperto il 7 di ottobre. Andando per esclusione, se non andremo sotto questo minimo e se non avremo spinta verso il ribasso, sappiamo in quale delle altre due situazioni possiamo trovarci. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.